Dick, caporale, ehi. Sergente. Ok. Dick, caporale, ci vediamo. Ho avuto una rivelazione. Sì, signore. Ieri notte un gruppo di reclute si è unito ai nostri ranghi e ha prestato giuramento. Vengono da lontano, da est, ovest, sud e nord. E il loro arrivo qui, proprio adesso, non è una coincidenza. Portano notizia di altri campi, come quelli a sud, che abbiamo purificato. Campi pieni di degenerati, ladri, assassini e tossicomani. Essi sono una minaccia per tutti. Ogni giorno viviamo all'ombra della morte. Ma non possiamo imputare le tenebre alle orde di furiosi che ci circondano. Loro esistono per volontà di Dio. Loro incarnano il castigo di Dio. No, no. Non sono i furiosi a minacciare la nostra esistenza. Sono gli uomini come noi. E come Noè, prima di noi, abbiamo costruito un'arca per il genere umano. Così da salvarne il sapere e per poter rifondare la nostra civiltà al termine del diluvio. Ma in quest'era, al crepuscolo del mondo, Dio non ha innalzato gli oceani dai loro letti perché potessero trascinare via i dannati. Non ci sarà nessun dannato battesimo dell'acqua. No, perché questa volta noi siamo il diluvio! Noi siamo gli araldi destinati a battezzare il mondo con il fuoco! Quest'oggi ha inizio una guerra santa contro i peccatori che hanno osato scatenare l'ira di Dio! Muoveremo verso nord per scovare i depravati e purificarli! Brian, sono Saint John, rispondi. Dicevo. Spero tu sia pronto perché ci siamo. Non si può più aspettare. Dammi le coordinate. Fatto. Aspetta, dove sei? Al centro di Crater Lake, nel campo di Wizard Island. Hai disattivato gli RPG? Merda, ancora no. Vado subito. Chiama quando hai fatto. O'Brien, chiudo. Devo arrivare agli RPG. Dove? Dove saranno? Ah, le torri. Sì, saranno sulle torri. Esatto, circolare. Ma attaccare altri campi? Cazzo, è crudele. Portami da mangiare, già che ci sei. Sì, certo. Avanti, maledetto. Ok, fatto. Devo tornare da Sara. Sara, tenente Whittaker, mi ricevi? Diavolo, resisti, arrivo.
Non puoi montare la guardia o quello che è da fuori? Sono gli ordini. Devo tenerla sempre sott'occhio. Allora fanculo agli ordini. Ehi, badia come parla. Le cose stanno cambiando qui. E se prova a disobbedire... Controlla anche fuori. Tutto ok, siamo soli. Okay. Qual è il piano? Il piano è fare i bagagli, andiamo. E come? Ci sono guardie ovunque. Difidi di me. O'Brien. Ci sono. Siamo diretti al cono, abbiamo una sola chance. Ricevuto, O'Brien chiudo. Chi è O'Brien? Dove andiamo? Non c'è tempo, hai preso tutto, non si torna indietro. Sono pronta, andiamo. Stammi vicino e se vedi qualcuno. Ehi. Non so se hai letto il biglietto. Brian, e come ci farà uscire? Te l'ho detto, ti ho trovata grazie a lui. Era il soldato della Nero presente la notte in cui ti ho messa sull'elicottero. Della Nero? Dai, ragazzi, oh, merda, Weaver! No, quella! La bombola! Bene. Soldato! Mi stai ascoltando? Concentrati sul lavoro! Quella bombola! Quella lì! Su! Pregate di non farla cadere! Oddio, ci lascia andare! Weaver ci lascia andare! Merda! Altre guardie! Ok, aspetta qui. Ehi, forza! Aggiriamoli. Ok. O'Brien, il tizio sull'elicottero della Nero, vieni qui. Sì, ascolta. È una lunga storia, ti racconterò tutto più tardi. Volano ancora? Cavolo, dicono, allora hanno risorse, laboratori, equipaggiamento. Certo, sicuramente è così. Senti, puoi chiederlo a O'Brien quando lo vedrai. Un'altra guardia. Un attimo, lo distraggo io. Sta attenta. Soldato, che stai facendo? Mi spiace, signora, questa zona è interdetta. Come osi controbattere a un ufficiale? Dei Bravissima. Un'altra guardia. Provo a farlo spostare. Sta attenta. Ben fatto. Forza, ci siamo quasi. Ho voglia di rivedere Boozer. Quindi vuoi venire con me a Lost Lake? Credevo fossimo diretti alla Cloverdale. Sì, certo. Intendevo che ho voglia di vederlo, è come un fratello maggiore. È difficile legare al giorno d'oggi. Ho visto... Adesso sei mio. Ho voglia di rivedere Boozer. Quindi vuoi venire con me a Lost Lake? Credevo fossimo diretti alla Cloverdale. Sì, certo. Intendevo che ho voglia di vederlo, è come un fratello maggiore. È difficile legare al giorno d'oggi. Aspetta, lo distraggo io. Soldato, qui per favore. Signora, qui è vietato. Dubiti di me, soldato? Dei cosa? Bravo. Anche tu. Vedo la luce del sole. Dai, siamo quasi fuori. Sì, ok, ci siamo. Siamo al cono. Ok. Perfetto. Perché non c'è? Dov'è O'Brien? Arriva subito, vedrai. Ora dobbiamo... Oh, merda. Signori, questa è la sommità del cono. Da qui si gode una vista mozzafiato. Oh, tenente. Ho pensato di mostrare l'isola a questo gruppo di nuove reclute. Stiamo per scendere all'arca. Perché non viene con noi? Signori, vi presento il tenente Whittaker. Dirige una squadra di ricerca che tenta di produrre veleni efficaci contro i nemici. Traditore! Aspetta, no! Stai indietro! Spate fuoco! Io voglio scappare!
stavo cercando di dire. Non l'ascolti! Quest'uomo è un assassino, ma una spia. Ricorda il campo di cui le parlavo. Mi conosci, è stato Matt. Elon Mike, il capo di Lost Lake, a mandarlo. Ah, no, non è vero. Non ho mai visto questo stronzo in tutta la vita. Deve fidarsi di me, colonnello. Basta! Va avanti. Sto ascoltando. Le assicuro che lui è una spia. Matt è fuori di testa e poi non lo conosci neanche. No, si è inventato dal nulla. Eppure da quale cazzo di campo sarei stato mandato? È questo che lei pensa, che come si chiama? È tutto vero. Gli faccia scoprire la schiena. Cosa? Facci vedere. Basta, silenzio! Non lo ripeterò. Ora scopriremo la verità su questa faccenda. Non dirai falsa testimonianza contro il prossimo tuo. Capitano Curi, era l'ottavo o il nono comandamento? Non ricordo esattamente. Dimmi cosa hai visto e non mentirmi, ragazzo. Lo scoprirei. Al campo di Lost Lake ha assalito una donna. Che cazzo! Caporale! Lui era a torso nudo e gli ho visto un tatuaggio. Ce l'ha sulla schiena. È tipo un disegno satanico. Una specie di cane, un cane morto che spezza una catena usando le zanne. L'ho strappato da lei. Ma era ubriaco, sembrava un demonio. Chissà che avrebbe fatto. Non deve crederci. Io non ho ucciso nessuno, la verità è. Mi faccia scoprire la schiena e vedremo chi è il bugiardo. Mi dispiace, colonnello, è una vera follia. Voltalo. Porti indosso l'effigie di Cerbero, guardiano dell'Ade. Appropriato per un uomo emerso dall'inferno della criminalità. Ma tu non sei Cerbero, non è vero? Deacon St. John. Non deve credere. Ti nascondi dietro i nomi angelici. Io non ho ucciso nessuno, la verità è che... È che quel bastardo è stato cacciato dal campo, mi ascolti! E invece tu, tenente? Che strano che tu fossi con il randagio quando è arrivato l'elicottero della Nero. Non capisco di cosa parli, colonnello. Eri in un campo della Nero invaso dai mostri. Da quanto tempo ci stai spiando? Da quanto? Matt, te lo giuro, ti giuro. Altre bugie! Dai randagi posso aspettarmelo. Perché il tradimento è nella loro stessa natura! Ma un ufficiale... Colonnello! Sono stato io! Oh, sono io! Colonnello, sono io che ho mentito. Ho una radio in tasca, può guardare lei stesso. Li ho chiamati io. E poi ho mentito. Ho mentito al tenente. Gli ho detto che... mi serviva aiuto per controllare un carico. Ma in realtà pensavo di prenderla in ostaggio. Deacon St. John, randagio, mi dicevi? Qui è la Nero. Randagio, sono O'Brien. Mi dispiace. Il caporale St. John non è disponibile. Come? Chi parla? A volte... la ricerca della verità... esige il sangue di vittime innocenti. Mi dispiace, mia cara. Libera il soldato Sarkozy, giusto? Sì. E tu, Curi, chiudi in cella questo randagio. Domani alle 7:00 sarà sottoposto a processo e sarà impiccato. Tenente, chiudiamola qui. Il lavoro ci attende. Vieni. Voglio saperne di più su questo Lost Lake. Sì, signore, mi chieda pure. Tenente! Prego. In piedi. Forza.
Bene. Allora sei sveglio. Reagisci anche. L'incubo non ti ha spezzato. Ok. Perché? Il tatuaggio. Un cane morto con una catena. Non è molto comune. Sai, ho fatto qualche ricerca che ti riguarda. Non so, volevo chiarezza. L'abbiamo requisito al tenente al suo arrivo al campo. E scommetto che è tuo. Sì, è mio. E tua moglie non era, Betta? No, non lo era. Hai vagato mesi e mesi per trovarla? Sì. Mi hai chiesto perché. Molto semplice. Penso che chi passa le pene dell'inferno per trovare la sua signora non merita di finire appeso a una corda. Aspetta, aspetta un attimo. Volete aiutarmi? Rischiate tutti di finire alla forca. Ormai è deciso. Il colonnello ha perso la testa. Guerra santa, genocidio, è pura follia. Ok, allora qual è il piano? Andiamo a est. Sì, per arrivare a Reno. Unisciti a noi. No. Non puoi tornare indietro, ti spareranno a vista. No, non posso andarmene senza di lei. E devo avvertire Iron Mike e gli altri. È troppo tardi per questo. Perché? Stanotte hanno ripulito il passo di Santiam. Cosa? Un convoglio è partito all'alba, diretto a nord. Oh, merda. Sicuro che non vuoi venire? Sì, sono sicuro. Buona fortuna, dico a St. John. Ehi, Curi. La sera del giuramento ho detto al colonnello che odiavo la vita militare, ma forse non sarebbe andata così male se fossi stato agli ordini di un uomo come te. Sai, forse non è. Devo tornare a Lost Lake, verso nord. Devo salvare Boozer e salvare Ricky. Iron Mike. Non posso salvare Sara. Non posso aiutare lei, ma posso salvare loro. Oh, mi spiace, Sara. Mi dispiace. Ma io non mi arrendo. Troverò il modo, tornerò a prenderti, lo giuro su Dio, tornerò da te. Devo andare a nord e seguire la... Santi, amore libera, sì, la via più lenta. Andiamo! Il traditore, uccidiamolo! Il traditore, uccidiamolo!
Faccia! Questa non ti servirà. E St. John! Sparate a quel bastardo! Cazzo! Posso ricavarne qualcosa? Thank you.
Sono finiti, eh? Dove vi siete cacciati tutti? Già, come immaginavo. Resisti, Mosè. Arrivo. Mi farò strada. Forza, figli di Troia!
cazzo! Figli di Troia! Si ragiona. Dovrebbe andare. Corrente saltata, ovvio. Boozer, mi senti? Rispondi. Boozer, dai! Sei tu? Sì, portali qui, dannazione. Eddie, porta dentro i feriti. Boozer! Dick, è bello sentirti, fratello. In questo momento ci saresti utile. Portateli dentro! Muovetevi, maledizione, su! Attacchi! Sto arrivando, Boozer, ci sono quasi. Schizzo. Schizzo è lì, Boozer. Ti sta cercando. Rispondete, Ricky! Ehi! Ehi! Si ritirano! Se ne vanno! È fatta! È fatta! Dov'è Schizzo? Qualcuno ha visto Schizzo? Sì, alla grande! Addosso! Non fateli scappare! Ammazzateli dal primo all'ultimo! Dove cazzo è Schizzo? Abbiamo inviato un gruppo, ma nessuno l'ha visto. Forza, su, andiamo! Tranquillo! Quello stronzo è già nostro! Dick, grazie al cielo, andiamo! Ricky, che succede? Iron Mike, gli hanno sparato! Ehi, quello pesante, ero venuto per chiederti di andare a pescare, servono provviste. L'hai trovata? Hai trovato la tua signora? Sì, Mike, è qui fuori. È qui? Sì. Sì, sai, io non ce l'avrei mai fatta senza di te. Ok, ok. Che notizia? Che notizia? Ma voglio conoscerla. Deve essere eccezionale. Se è sopravvissuta come la mia Elizabeth. Ok, ok. Tieni, Mike.
Ecco, Mike. Mike, prendi questa. No, no, non la voglio. Basta. Ecco, tranquillo. Io mi sbagliavo, Dick. No, insieme possiamo farcela, Mike. Appena ti sarai rimesso in piedi, noi... Io mi sbagliavo. No, mi sbagliavo. Fai tutto il possibile. Per proteggere il campo. Ricky. Sì, sono qui, Mike. Sono qui. Mike. È semplice dirlo, ma Mike è morto. Lui voleva fermare Schizzo e riportarlo qui, e come ha sempre fatto, lo voleva convincere, ma... Ok. Sì, smettetela! Ora, basta! Non è un elogio funebre! Mike non l'avrebbe voluto! Non perdiamoci in chiacchiere, perché... Perché gli uomini che abbiamo ucciso oggi... Beh, ne rimangono altri. Molti altri. Io li ho visti. Sono stato al loro campo. E quando torneranno qui, vi faranno a pezzi, senza pietà. O ci proveranno. Se noi non li attacchiamo prima. Ehi! Ehi, silenzio! State zitti! Ascoltatelo. Iron Mike era suo amico, quindi dovete fidarvi di lui. No, hanno ragione, non posso farlo. Io non sono Iron Mike, sono solo un randagio. Va bene, allora vai. No, io non voglio scappare, senti. Ok, di a Boozer di venire alla baracca. Ok, l'ho trovato in un bunker di survivalisti. Aspetta, Sì, sì, ci servirà un camion, grosso come un autocarro da cantiere. Dobbiamo riempirlo di fertilizzante. Nitrato di ammonio. Già, combinato con un centinaio di galloni di creosoto. Un camion bomba al fertilizzante. È il tuo piano? Oh mio Dio. La milizia ha convertito l'isola in una fortezza. Ci sono dei civili nelle grotte, ci sono operai e altri superstiti che il colonnello riteneva inadatti al servizio. E poi l'armeria e il presidio al cancello principale. Attacchiamo lì e potremmo colpire la milizia dritta al cuore. E invece sarà? Beh, lei è nelle caverne che il colonnello chiama Arca. Ma come fai a sapere che i soldati non uccideranno gli altri e Sara e tutti i civili? Io non lo so, ma so che l'esplosione scatenerà il caos in ogni angolo del campo e spero di entrare e portarla fuori prima che si organizzino. Sentite, non si tratta più solo di Sara. Il colonnello ha dichiarato guerra ai sopravvissuti e ha messo in piedi un vero e proprio esercito. Iron Mike e gli altri hanno già perso la vita a causa di questo conflitto. E noi faremo la stessa fine se non colpiamo per primi. Non ho mai detto che fosse un buon piano. Infatti è un piano del cazzo, Dick. Sei con me, fratello? Oh, non vedo l'ora. Ok. Ma da soli non abbiamo speranze. Sì, ok, d'accordo. Se ci sono volontari, radunali all'ingresso sud. Così al momento dell'esplosione si concentreranno sul cancello principale. Ok, serviranno delle scorte. Voi siete matti.